Moore a gestire il possesso, palla fuori per Willis che ha spazio e poi inizia la tripla che esce di un nulla toccando il ferro. Kai Bowman a gestire il possesso, gli fa cenno di andare con calma Robinson, che ora viene a prendersi il pallone. Della Rosa su di lui, movimento a mezzaluna da parte di Allen, blocco vincente in questo caso, poi ancora Harrison che vuole il pallone nelle mani, lo riceve in questo momento, prova a pensare ad attaccare dal palleggio, tripla impossibile e infatti sbagliata da parte di Harrison, che ha chiesto troppo anche alla sua mano calda di oggi. Moore dall'altra parte, fallo fischiato ai danni di Kai Bowman, palla già battuta per Moore, solito duello con Bowman, penetrazione in mezzo a mille maglie blu, la perde alla fine Moore, ora chiede calma, mai più come ora. Bowman attacca dal palleggio fino in fondo al tabellone, 2 punti più 9, 79-70, 39 secondi sul cronometro e palla nelle mani di Moore che la scarica da fuori e tripla, attenzione perché prova Varnado dall'angolo a riaprire la partita, 6 secondi, ora ci crede anche solo con la forza della disperazione Pistoia. E insacca invece il secondo, quindi più 7, deve cercare un canestro veloce, 30 secondi sul cronometro, Moore a tutta velocità, briglia sciolta, arriva in fondo, raddoppio su di lui, palla fuori, finta e poi tiro di Guido, attenzione perché ora c'è partita Pistoia, tripla pesante, meno 4, fallo speso. D'Angelo Harrison mette il primo dei due liberi e anche il secondo a bersaglio. 19 secondi sul cronometro, Moore a guidare l'attacco, prova la tripla complicatissima, è arrivato il fischio del direttore di gara, le proteste da parte di Treviso, non è mai finita quando c'è Pistoia e quando si gioca al Pala Carrara dentro il primo dei tre liberi per Moore. Sbaglia il terzo libero, va subito a commettere fallo Moore. Secondi da giocare, Moore a testa bassa, dritto al ferro, probabilmente è così, va in fondo, appoggia il tabellone, sbaglia sul tap-in, riesce in qualche modo Hawkins a trovare la via del canestro, 80-84 più 4 per Treviso che perde palla, però attenzione perché il cronometro ha continuato a scorrere ma c'è ancora qualcosina da giocare. Palla fuori da Moore, finta tripla complicata e messa, finisce così con la tripla di Charles Moore, 8-4 Treviso, 8-3 Pistoia, una partita bellissima,